Buongiorno a tutti, autorità civili, autorità militari. Il mio personale benvenuto e ringraziamento per la presenza del sindaco della città di Torino, degli assessori e dei consiglieri, colleghi consiglieri comunali, del dottor Giancarlo Quagliotti, in rappresentanza dell'Associazione Ex Consiglieri Comunali, che porterà poi i saluti anche del presidente, notari Stefano. Un saluto anche a tutti gli ex consiglieri comunali qui presenti, ex sindaci, e a tutti voi persone, parenti e amici degli ex colleghi che andiamo a ricordare oggi. Questa commemorazione vuole essere un omaggio particolare con un sentimento di sincera gratitudine a 10 ex consiglieri comunali torinesi recentemente scomparsi. La decisione condivisa dalla conferenza dei capigruppo di ricordare insieme questi uomini che in tempi diversi del nostro passato si sono riuniti come noi oggi in Sala Rossa, è scaturita dalla volontà di adempiere a quello che riteniamo un dovere morale, oltre che civile, nei loro confronti. Desideriamo quindi ricordare i consiglieri comunali che avete in elenco: Mohamed Aden Sheikh, Bonaventura Alfano, Giuseppe Ancora, Giusto Benedetti, Gino Giulio, Gioacchino Guastamacchia, Vincenzo Lalli, Pietro Mollo, Giuseppe Reppucci. Tutte persone che sono sedute in questi banchi e che hanno lavorato per il bene della nostra città. L'immaginario fil rouge di conduzione che lega insieme le vite di questi uomini e che ne ha contraddistinto con sfumature diverse l'impegno civile, la passione politica e la condivisione degli ideali di un partito che, specialmente a Torino, è stato anche simbolo di un'epoca e bandiera della nascente lotta di classe, il Partito Comunista Italiano. Ripercorrere la vita di questi colleghi significa anche riflettere sul passato della nostra città, su un periodo storico che va dalla fine degli anni 50 alla fine degli anni 90, che è stato ricco di contraddizioni, di luci e di ombre. Penso ad esempio al miracolo economico, allo sviluppo industriale, all'immigrazione dal sud Italia, all'emergenza abitativa che con essa ha portato e alla nuova conformazione urbana della nostra città, alla contestazione giovanile e agli anni di piombo, ahimè, alla conquista dei diritti e della democrazia dentro e fuori i luoghi del lavoro, alle crisi politiche ed economico-produttive. Le origini semplici, la provenienza dall'allora arretrato Sud Italia, la fatica di un lavoro in fabbrica, sono tratti che ritroviamo in molte delle loro biografie. E quindi la loro personale esperienza, unita a quel senso del dovere e servizio nei confronti del prossimo, che li spinge ad impegnarsi in campo sociale e anche politico, a farsi portavoce dei problemi che affliggono molte famiglie torinesi, specialmente quelle che possono contare solo sul proprio lavoro, sulla forza delle proprie braccia, sul sudore della propria fronte, nella speranza di offrire ai propri figli un futuro migliore e più dignitoso in una società di diritto.
Concludo questo mio breve intervento introduttivo con una frase di Norberto Bobbio che ben sintetizza il significato della commemorazione odierna. Lui diceva infatti: l'unico modo per far sì che il nostro passato non diventi un peso morto è di riviverlo e di ricomprenderlo ad ogni situazione nuova, di accoglierlo come un seme e non di portarlo come un fardello. Lascio ora la parola introduttiva al dottor Giancarlo Quagliotti, vicepresidente dell'associazione ex consiglieri comunali, che è accompagnato poi a seguire da alcuni colleghi, Maria Lucia Centillo, Luca Cassiani, e anche dall'ex collega consigliere comunale Domenico Gallo, nonché da altre persone che vi citerò, parallelamente ai personali ricordi di alcuni familiari presenti, tratteggerà i singolari profili di questi ex consiglieri. Passo la parola a una consigliera comunale in forze in questa sala, Maria Lucia Centillo, che ricorderà Aden Sheikh. Grazie Presidente, signor Sindaco, signor Presidente, colleghe e colleghi, agli ex sindaci Diego Novelli, Valentino Castellani, agli ex consiglieri, a tutte le autorità presenti, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni, delle istituzioni, ai parenti, agli amici, ai compagni di vita e di partito che sono qui presenti, voglio ricordare in modo un po' informale il profilo di Aden Sheikh, ma permettetemi ancora, prima di parlare di Aden, di salutare tutte e tutti anche per il ricordo commovente che ha fatto Quagliotti degli altri ex consiglieri che sono stati così importanti per la nostra città, in particolare, io devo dire, per la mia formazione politica, Alfano Bonaventura e Enzo Lalli. Voglio dire ai parenti e agli amici qui presenti che sono per me un riferimento importante, mi hanno aiutato molto nel fare le scelte politiche che tuttora faccio. Ecco, non è facile parlare di Mohammed Aden Sheikh in pochi minuti, condensando la sua vita, la sua azione politica e quanto ha lasciato nei nostri ricordi e nei nostri cuori. Considero l'aver conosciuto Aden un grande privilegio, perché era una persona davvero speciale nella sua semplicità e nella sua forza, che hanno consentito ai suoi progetti di andare oltre la sua stessa esistenza e a tutti coloro che gli hanno voluto bene e lo hanno stimato di provare un grande vuoto per la sua perdita, ma anche l'orgoglio di poter onorare la sua storia mettendo qualche piccolo mattone per realizzare il suo sogno. Il sogno di un paese libero, la Somalia, dove le bambine e i bambini possano crescere in pace. Il sogno di un paese dove la cultura possa appartenere a tutti, anche traducendo libri occidentali, per allargare la conoscenza e gli orizzonti di chi legge oltre i propri confini geografici e culturali. Il sogno di un ospedale moderno ad Hargeisa, nel Somaliland, premiando la pace della zona del nord, non toccata dalla guerra, per sconfiggere piaghe come la malaria e la mortalità infantile. Il sogno di un'istruzione accessibile nel censo, nel genere e nello spazio, per permettere a ciascuno di essere utile al proprio paese e di sentirsi cittadino del mondo. Progetto, quello della scuola, progetto in divenire per costruire le scuole nel sud del paese, falcidiato dalla guerra, dove i bambini e soprattutto le bambine non possono frequentare la scuola e dove l'Associazione Somalia vorrebbe invece realizzare un sistema scolastico che va dalla scuola primaria al liceo. Di Aden dobbiamo ricordare che è stato uno dei dirigenti politici somali nel corso degli anni 70, quando il regime di Siad Barre tentò una trasformazione radicale della società pastorale somala. Più volte ministro della sanità, della cultura, dell'informazione, per le proprie posizioni critiche fu arrestato e tenuto nel più totale isolamento per 6 anni.
L'amicizia con Aden mi ha permesso di conoscere dalla sua stessa voce, fiera e serena, i racconti terribili degli stenti, delle privazioni, delle violenze fisiche e psicologiche a cui è stato sottoposto nell'intento di piegarlo ed umiliarlo. Nei suoi principi e nei suoi valori, Aden trovò la forza di sopravvivere alle atrocità di ogni genere, cercando ogni giorno in ogni cosa quel raggio di sole che le veniva costantemente negato nel buco in cui era imprigionato e che rappresentava la ragione che gli permetteva di arrivare, giorno dopo giorno, alla libertà, vincendo la sfida e il disprezzo di una detenzione ingiusta e in contrasto con i principi base del diritto internazionale e della Convenzione di Ginevra. E fu così che Aden pregava e mandava i libri a memoria, rinforzando il suo animo e la sua mente, mentre il suo fisico si indeboliva drammaticamente. E fu così che Aden accettava l'idea di mangiare il riso con i vermi, dicendosi che introduceva proteine, trasformando in risorsa l'offesa dei suoi carcerieri. E fu così che curò un piccolo uccellino dal becco rotto che tutti i giorni, insieme ad altri uccellini, si soffermava cinguettando sul bordo della cella, aspettando di rimanere solo per vedersi lanciare in alto da Aden qualche chicco di riso che riusciva a prendere al volo, superando l'handicap che non gli permetteva di alimentarsi autonomamente. Crudeltà nella crudeltà fu l'uccisione degli uccellini da parte dei carcerieri per impedire ad Aden qualsiasi forma di distrazione. Aden era un militante africano e un intellettuale europeo. Ha dato molto alla nostra città e la nostra città ha saputo riconoscergli affettuosamente grandi tributi, eleggendolo in consiglio comunale nella lista dei DS con l'amministrazione guidata da Valentino Castellani, dove fu presidente della quarta commissione, e sostenendo il suo progetto di costruzione dell'ospedale attraverso la rete dell'Associazione Somalia, con l'impegno di tantissime autorevoli personalità del mondo professionale, economico, della cultura e dello spettacolo, e con il contributo di moltissimi cittadini e cittadine che attraverso la stampa hanno, con la loro solidarietà, permesso di costruire l'ospedale, mattone su mattone. Il suo impegno civile e politico, la sua competenza professionale di medico, il suo operato di presidente del Centro Piemontese di Studi Africani e dell'Associazione Somalia, i suoi libri, la fittissima rete di rapporti umani nella politica e nell'associazionismo, ci consegnano di lui la figura di un piccolo grande uomo, stimato e amato per quella sua lucidità disarmante, la sua ironia spensierata, la sua curiosità intelligente e mai invadente, il suo sguardo vivace e orgoglioso, il suo contagioso entusiasmo, la sua grandissima umanità, la sua invincibile determinazione, il suo grande rispetto per ogni espressione di vita e di libertà. Aden era uomo dalla doppia fede, aveva la sua religione, pregava, non accettava in ogni caso alcuna forma di fondamentalismo, ma era anche uomo di grande fede laica, che considerava sempre in modo equilibrato e razionale ogni azione in funzione di una prospettiva basata sull'emancipazione, sulla pace, sull'austerità e sul rigore intesi come valori per promuovere equità e giustizia sociale. Mai giudicante, mai cinico, mai competitivo, Aden sapeva far sentire ciascuno alla sua altezza, trasmettendo fiducia e sicurezza anche attraverso i piccoli gesti o le semplici frasi che in realtà nascondevano straordinari percorsi di vita di cui alla fine ti sentivi un po' parte. Come quando le vecchie incubatrici del centro neonatale dell'ospedale Martini, ormai dichiarate fuori uso, inservibili nella nostra città, presero la via di Mogadiscio in un container per essere ancora utili, salvando la vita di bambine e bambini nati in Somalia senza alcuna possibilità di sopravvivenza. E la speranza, il sentimento più forte che mi sento di dire che ci ha lasciato Aden, anche nei suoi ultimi giorni con gli amici, nelle sue ultime ore con i suoi cari, lucidamente lui ci ha lasciati, consapevole che la sua idea di un mondo migliore, più libero e giusto, passava anche da ciò che lui aveva costruito e che altri avrebbero certamente continuato il suo progetto, insieme e con gioia. Così è. Vorrei tanto che la nostra città,
in memoria di Aden, continui a realizzare il suo sogno, magari adottando un piccolo villaggio della Somalia che diventi modello per quella terra così provata dalle guerre, dalla carestia, dalla povertà. A Cicci, sua moglie, ai figli Kaa, Koshi, Nibil, a Beatrice e Elisabetta, al fratello Hussein, un pensiero affettuoso, un grazie sincero per quanto fanno nel mantenere vivo il messaggio di Aden e per essere i custodi del suo sogno di pace e libertà che in questi banchi ha trovato casa e che in questi banchi deve essere rinnovato per onorare la buona politica e per rendere la vita di Aden motore di giustizia e di progresso in un mondo globalizzato più giusto, più sano, più democratico. Conclude gli interventi il sindaco di Torino, onorevole Piero Fassino. Desidero naturalmente in primo luogo salutare a nome della città, il mio personale e tutti coloro che questa mattina hanno accolto il nostro invito a partecipare a questo momento molto intenso, molto emozionante, molto commovente di ricordo di consiglieri comunali che sono stati protagonisti della vita della città e, come si è visto dalla descrizione delle loro biografie, non solo protagonisti della vita di quest'Aula, ma protagonisti della vita sociale, culturale e politica della città. Desidero ringraziare naturalmente in primo luogo i tanti consiglieri comunali che sono qui e che sono stati colleghi di coloro che abbiamo ricordato su questi banchi in un impegno comune, ringraziare il sindaco Castellani e il sindaco Novelli che sono qui con noi e tutti soprattutto gli amici, i parenti, i figli, i nipoti di questi nostri amici e compagni. E ringraziare naturalmente Giancarlo Quagliotti che ha tratteggiato un ritratto di ciascuno molto vero per chi come me ha conosciuto tutti questi nostri compagni e li ha conosciuti condividendo tanti anni di comune militanza, ho ritrovato nelle parole di Quagliotti i tratti politici umani di ciascuno. E naturalmente per me è molto emozionante, come lo è stato per Giancarlo, ricordare qui uomini con cui abbiamo condiviso passioni, emozioni, sconfitte, successi, speranze, paure. Uomini con cui ho condiviso, come tanti altri, anni e anni di impegno politico, uomini che ho visto nel lavoro in quest'Aula, nel lavoro di partito, nel lavoro sindacale, esprimere il massimo della loro passione, della loro generosità, della loro intelligenza, della loro esperienza umana. E dal ritratti che stamattina abbiamo richiamato, tutti abbiamo avvertito che stavamo parlando di un pezzo della storia di questa città e di un pezzo della storia della classe operaia di questa città. Abbiamo ricordato uomini di generazioni diverse, ma tutti appartenenti a un campo politico, la sinistra, il Partito Comunista Italiano, che per tanti anni è stato il partito che più ha rappresentato le idee, le aspirazioni, le idealità di emancipazione in questa città e in questo nostro paese. Abbiamo ricordato uomini che in quel partito e nel movimento sindacale hanno militato in tempi e con portatori di esperienze diverse. Abbiamo ricordato qui Mollo, Ancora, Lalli, espressione di quella generazione che a 20 anni decise di salire in montagna, di prendersi la propria parte di responsabilità imbracciando un fucile per liberare il paese, che fecero una scelta prima di tutto di vita nel combattere per la libertà, perché questo paese mettesse fine alla guerra, al fascismo, potesse essere un paese libero. Uomini che poi parteciparono con entusiasmo, con passione, agli anni della ricostruzione pasbellica, in quella breve stagione tra il 45 e il 48, che fu un periodo di grandi speranze, di grandi passioni, e che vide il movimento operaio qui a Torino essere protagonista di uno sforzo di ricostruzione
e di rilancio della città di straordinaria intensità, di cui la città raccoglierà i frutti anni successivi. Vale la pena di ricordare che fu quella generazione che si inventò la vetturetta, la 600, la 500, che rappresentarono poi negli anni del boom economico il simbolo di un'Italia che diventava grande potenza industriale, che si affacciava al mondo dei consumi, che diventava un grande paese. Bene, gli inventori di quel simbolo furono gli operai, consiglio di gestione della Fiat, coloro che avevano creduto che all'indomani della liberazione si potesse ricostruire il paese chiamando a raccolta le migliori energie. Erano uomini che poi avevano vissuto, uomini che hanno vissuto poi gli anni difficili, duri, della rottura dell'unità antifascista, della guerra fredda, dello scontro duro e frontale in fabbrica con Valletta e la dirigenza padronale, e che pagò quello scontro duro con la discriminazione, l'emarginazione, il licenziamento per rappresaglia di molti, ma che non si piegò. E non solo non si piegò, continuò a essere militante, dirigente nel sindacato, nel partito o nelle istituzioni, quando eletti, come alcuni di cui abbiamo parlato, in Consiglio Comunale, ma trasse da quell'esperienza dura e travagliata lezioni che poi mettevano a frutto ogni giorno perché si potesse ricostruire la prospettiva di un movimento sindacale unitario, di un movimento di emancipazione che fosse capace alla fine di affermare le proprie idee, di vincere come fu. Una generazione straordinaria che diede qui a Torino esito e forza a un movimento sindacale guidato da uomini di cui tutti ricordiamo con grande gratitudine i nomi. Penso a Emilio Pugno, a Ventino Pace, a Elio Cicchero, a Pierino Frasca, a Pino Piovano e a tanti altri che con loro ebbero la capacità di non solo resistere, ma resistendo di creare le condizioni perché nascesse qualcosa di nuovo che desse continuità a quei valori e quelle battaglie. Furono grandi maestri di unità, uomini che erano stati discriminati, uomini che erano stati oppressi, uomini che erano stati licenziati, non trassero dalla loro sofferenza la conclusione di arroccarsi nel settarismo, ma trassero semmai la lezione di dover ricostruire i fili di un'unità che, essendo larga e forte, consentisse di vincere e di affermare valori di libertà e di emancipazione. Mollo, Pierino, era uno di quei giovani operai che partecipò di quella stagione, così come Ancora, così come Lalli, non come operaio ma come dirigente politico del partito e del movimento associativo, fu partecipe di quella straordinaria stagione, che una stagione che ha consentito al paese di ritrovare il senso di un cammino che sembrava smarrito e ha educato intere generazioni, quelle più giovani come la mia, alla militanza politica, all'impegno politico e alla battaglia. E quelli che sono venuti dopo, che abbiamo qui ricordato, Alfano, Giulio Gino, Guastamacchia, Ancora, erano l'espressione della generazione successiva, di quella generazione di giovani immigrati che salì a Torino perché a Torino c'era lavoro, che andò a lavorare in Fiat perché lavorare in Fiat era il segno della certezza, della prosperità, della sicurezza. Di quegli immigrati che, entrando in fabbrica, rappresentarono un elemento straordinario di innovazione, di rottura, non solo generazionale ma anche culturale. Di quella generazione che è stata protagonista di un enorme sommovimento di emancipazione, di liberazione, che si tradusse anche in una grande stagione civile e politica, e non soltanto sindacale. Se solo pensiamo a come quegli sono gli anni, certamente, dell'autunno caldo e delle lotte sindacali, ma sono anche gli anni del movimento studentesco, della grande battaglia di civiltà per il referendum per il divorzio, dell'affermazione della sinistra come forza di governo in tante città, a partire da Torino con la vittoria nel 75 che portò Diego Novelli a guidare la città. Una stagione straordinaria che proprio qui a Torino diede origine
e forza a istituzioni e a strutture sindacali del tutto nuove, i consigli di fabbrica, i delegati eletti su scheda bianca e rappresentativi degli operai indipendentemente dalle appartenenze sindacali, le lotte per la tutela della salute, come ha ricordato Giancarlo, la lotta per essere protagonisti dell'organizzazione del lavoro e gestire l'organizzazione del lavoro, la lotta per dimostrare che la classe operaia era portatrice consapevole di sapere, di conoscenza, di responsabilità ed era quindi in grado di esprimere una funzione dirigente nella guida del paese. Sono stati uomini che hanno fatto la storia di questa città, del partito a cui appartenevano, del sindacato di cui sono stati dirigenti e così hanno fatto la storia dell'Italia. Appartenevano e appartengono a quella schiera di milioni di donne e di uomini che non sono noti ai più, di cui il nome è noto soltanto alla cerchia di parenti o di amici, che non hanno monumenti o intitolazioni di vie, ma senza i quali però il paese non sarebbe quello che è oggi, che hanno fatto la storia dell'Italia, l'hanno fatta con la loro passione, con i loro sacrifici, con la loro intelligenza, con la loro dedizione, con la loro generosità e che hanno speso una parte della loro vita, tanta parte della loro vita, per un impegno sociale, civile, politico, sacrificando spesso affetti, ambizioni, speranze di tipo individuale. Credo che dobbiamo avere gratitudine per tutti questi uomini, così come è stato giusto ricordare insieme a loro due uomini dal percorsi molto diversi, come Giusto Benedetti, un intellettuale, come è stato ricordato, e che bene rappresentava quell'intellettualità torinese, forte, radicata, che allevata al pensiero di Gramsci, di Gobetti, di Bobbio, di Foa, di Tasca, di quegli intellettuali che qui hanno rappresentato la storia del movimento operaio, avevano una naturale capacità di incontrarsi e di interloquire con la classe operaia. Se c'è stata una città nella quale il rapporto tra la classe operaia e il mondo intellettuale è stato vivo, proficuo, vero, determinando davvero una saldatura sociale e culturale larga e ampia, questa è stata esattamente Torino. È un grande dirigente del Partito Comunista Italiano, molto legato alla nostra città. Giorgio Amendola non mancava di mettere in rilievo spesso questo tratto assolutamente specifico e originale del rapporto tra la classe operaia e l'intellettualità, che qui, forte dell'esperienza di Antonio Gramsci, aveva trovato il modo di manifestarsi in modo più alto che in altre parti del paese. Ed è giusto stato ricordare Mohammed Aden Sheikh, per ricordare come questa città è sempre stata città di solidarietà, di accoglienza, capace di aprirsi. Si aprì negli anni 60 e 70 a centinaia di migliaia di immigrati che venendo dal sud o dal Friuli, come Giulio Gino, erano affluiti in questa città e questa città seppe accoglierli, non senza, come avviene sempre nei processi migratori, contraddizioni, dolori, sofferenze, incomprensioni, che però via via, grazie anche al ruolo straordinario svolto dalle istituzioni, svolto dai partiti, svolto dai sindacati, svolto dalle parrocchie, che ebbero la capacità di essere luogo di integrazione, luogo di relazione, luogo in cui uomini e donne che venivano da storie, percorsi, identità, dialetti diversi si riconoscevano e costruivano insieme, passo dopo passo, le ragioni di una convivenza e di un comune destino. E questa città che ha saputo essere la terza città meridionale d'Italia per quantità di meridionali afflussi in questa città, questa città che ha saputo essere un grande crogiolo di donne e di uomini di ogni parte del paese, è stata anche una città capace via via di realizzare un livello di integrazione forte, che ha consentito a ciascuno, ovunque fosse nato e qualsiasi fosse il dialetto suo e dei suoi genitori, di riconoscersi e di sentirsi parte di questa città.
Ed è stato così anche per Mohammed Adan Sheikh, che veniva da un paese lontano ed era arrivato a Torino, come è stato ricordato, lungo un percorso di lotta dura, aspra, di patimenti, di sofferenze, di umiliazioni, e aveva trovato qui la sua nuova città. E aveva trovato qui la sua nuova città in un momento in cui questa città sempre di più è una città multietnica, multiculturale, multireligiosa. E così come negli anni 60 e 70 Torino è stato un grande crogiolo dell'integrazione nazionale, oggi Torino è sempre di più una città che vive la integrazione di uomini e donne che vengono da storie, culture, percorsi, lingue, religioni, colori della pelle, molto diverse, ma che tutti vivono in questa città e contribuiscono ogni giorno con il proprio lavoro, la propria intelligenza, la propria fatica, i destini di una comunità di cui tutti sono partecipi. E aver eletto Mohammed Sheikh qui non è stato soltanto il riconoscimento a un combattente per la libertà, è stato anche il riconoscimento al diritto alla rappresentanza per quei tantissimi cittadini stranieri che oggi sono cittadini della nostra città. Così abbiamo voluto ricordare degli uomini delle istituzioni, dei dirigenti sindacali, dei militanti di partito, dei cittadini e degli italiani che hanno fatto la loro parte per il loro paese e che hanno contribuito alla crescita, alla prosperità, alla libertà di ciascuno di noi. Lo abbiamo fatto non soltanto per rendere onore a ciascuno di questi uomini che abbiamo qui ricordati, ma con la consapevolezza di quanto sia importante fare memoria e non smarrire memoria. Nessun paese è consapevole del proprio presente e sa guardare con lucidità al proprio futuro se non è consapevole di ciò che ha alle spalle, del cammino che ha percorso, di quali sono le sue radici, di quali sono i tratti della sua identità e di come si sono definiti e formati. E sappiamo tutti che il trascorrere del tempo espone qualsiasi fatto e qualsiasi persona a un rischio, al rischio dell'oblio, della dimenticanza. E il modo per combattere questo rischio è appunto fare memoria, trasmettere alle generazioni che si succedono memoria di quel che è accaduto. Perché nessuno e nulla si è dimenticato e perché ricordando e conoscendo ciascuno abbia maggiore consapevolezza dei propri doveri e delle proprie responsabilità. Grazie.